traduzione, ma adesso parigina. Buongiorno a te. Buongiorno, da 8 anni sono in Francia, conoscevo e frequentavo Parigi da molto, per motivi professionali ci sono andata a stare, ci sono poi rimasta quando i motivi professionali sono cessati e in questo piccolo libro racconto tutte le contraddizioni di cosa sia essere scrittori abitando lontano da casa, avendo quindi molta nostalgia, chiedendosi perché si continua a stare all'estero, ma anche così. Ma è più nostalgia o più gioia poi di conoscere anche posti diversi? Beh, gioia e curiosità. Io sono stata in passato molto viaggiatrice e ho teso sempre un po' ad auto sradicarmi. Nel tempo è diventato qualcosa di un po' conflittuale, perché appunto la nostalgia mi richiama e la domanda, l'interrogativo, forse è arrivato il momento di tornare, si fa sempre più urgente e nello stesso tempo questo ritorno si fa sempre più complicato. Quindi raccontando qualcosa di personale credo di aver intercettato un tema un po' generale. Però lei qui traccia anche delle altre, no? Delle altre malinconie di altri personaggi. Sì, nella seconda parte provo a vedere casi di grandi scrittori e come in loro ha funzionato questo autoespatrio. Per esempio Anna Maria Ortese, che era molto nomade per natura, litigava anche con i luoghi, è stata a Napoli, poi a Milano, alla fine si è ritirata in Liguria, ma era molto polemica nel suo stare in questi posti, eccetera. Gogol, che ha scritto il grandissimo romanzo Le anime morte a Roma, al Caffè Greco in via Condotti, e Joyce, che era a Trieste, ma a un certo momento viene a Roma e sta un anno con la moglie, è molto povero, beve moltissimo, però anche lui nell'ubriachezza litiga con i romani. Lisa, il mio paese mi piace di più, molto di più, però le scrive qui. Assolutamente, il mio amore per l'Italia è cresciuto in questi anni lontano. E questo è il paradosso. Da Parigi come si vede adesso all'Italia e come si vede Roma? Bah, l'Italia sempre con molta preoccupazione, intrisa di amore molto forte. Roma, ogni volta che arrivo sono colpita da questa straordinaria bellezza e non c'è niente da fare, veramente credo... C'è la tentazione di tornare, sì, di rientrare. Sì, assolutamente. E però il degrado e cose impressionanti. Ieri ero su un autobus che faceva lo slalom in via dei Fori Imperiali tra camionette della polizia, mi sembrava di essere in un luogo della fantascienza davvero. Insomma, è cambiata molto, in questi ultimi moltissimo. 10 anni in cui lei sì. È andata all'estero. Ricordiamo, Buongiorno Mezzanotte, Torno a casa di Italo Svevo Edizioni, piccola biblioteca di letteratura inutile, così ha questo titolo particolare, ma che inutile non è, perché è, in realtà in questa, anche in questo pamphlet lei sviscera anche la malinconia, ma anche un po' come tenerla a bada, no? Sì, gestirla, e come ripeto, gestirla, come governarla. Qualcosa, sì, che riguarda tanti, anche molto più giovani di me che vanno via e poi tornano, si chiedono se tornare, credo sia un tema abbastanza attuale. Grazie, allora Lisa Ginsburg, Buongiorno Mezzanotte, Torno a casa. Grazie. Grazie.